Stavo cercando. Artanis, lode agli dei. I tuoi cordoni neurali devono essere recisi. L'hanno già fatto i Nerazim. Sono libero dalla corruzione del Gala. Ce ne sono altri? Ho salvato tutti quelli che potevo. Vieni, fuggiamo da questo pianeta prima che sia troppo tardi. Fuggire? Come? La lancia di Adun riposa ancora tra le rovine di Korshakal. I suoi generatori sono antichi, ma un mastro di fase della tua abilità saprà certo come riattivarli. La lancia di Adun. Io sono onorato di questa opportunità. È un vero colpo di fortuna. Puoi ben dirlo. Vieni, dobbiamo andare subito. Gerarca, siamo diretti alla lancia di Adun. Se i suoi generatori funzionano ancora, dovrei riuscire a riattivarli. Quando la lancia tornerà operativa, dobbiamo fuggire da questo pianeta caduto. La lancia di Adun riposa sotto il cuore del conclave. Avevo sperato di servirmene per garantirci la vittoria contro gli Zerg, ma ora è la nostra ultima speranza di sopravvivenza. Artanis, perché fuggi dalla salvezza? Selendis è caduta sotto il controllo di Amon. Karax, dobbiamo rimettere in funzione la lancia di Adun. La prima cella energetica si sta riattivando, ma le altre quattro sono state bloccate dal biostrato. Capisco. Non abbiamo altra scelta che liberarle. Che mi dici delle nostre difese? Purtroppo non sono alimentate. Tuttavia, i sistemi di supporto della lancia di Adun possono aiutarci. Ci consentiranno di posizionare piloni su tutto il campo di battaglia. Dovremmo collocarne uno qui il prima possibile. Quei cannoni fotonici possono difendere il presidio, Gerarca. Hanno solo bisogno di un pilone per funzionare. Potete evocare un pilone usando la lancia di Adun. Premete il pulsante e colloca pilone in cima alla schermata di comando. Ora i nostri cannoni colpiranno i nemici a portata. Se vengono danneggiati, la batteria di scudi ripristinerà le loro protezioni. Le difese saranno essenziali per l'evacuazione, ma la nostra priorità rimane liberare le celle energetiche dal biostrato. Possiamo trasformare i nostri portali in portali dimensionali. Questo ci consentirà di evocare guerrieri in qualunque zona alimentata dai piloni.
vita per Ayur. Minerali. La mia vita per Ayur. Non hai abbastanza minerali. La mia vita per Ayur. Potenziamento completato. Ci muoviamo non visti. Forme di vita Zerg si avvicinano al nostro Nexus. Dobbiamo schierare le difese. La seconda cella energetica è attiva. La rete dei sensori della lancia sta dando segni di vita. Non rinunciare al tuo destino, Arcanis. La tua gente ha finalmente trovato la vera unità. Molto bene. Sensori operativi. Aspettate, ma che succede? Prismi dimensionali che si avvicinano al nostro Nexus. Persecutori, eliminate quei prismi dimensionali. Rilevo dei portali dimensionali non alimentati nelle vicinanze. Erigere un pilone accanto a essi permetterebbe di attivarli fornendoci un vantaggio. La capacità della lancia di Adun di collocare piloni sarebbe l'ideale. Certo, anche le sonde possono sempre evocarli. Forse hanno scoperto un portale dimensionale. Ora ci serve solo un pilone per alimentarlo. Portale dimensionale attivo. Possiamo usarlo immediatamente per evocare dei guerrieri, Gerarca. Sono qui, fra le ombre. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Sono qui. La mia vita per Ayur. Sono qui. La mia vita per Ayur. Molto bene. Ci muoviamo non visti. Intrigante. Sarà come desiderate. Cessate di lottare, liberatevi del dolore. Molto avveduto. Sarà come desiderate.
attivato un altro portale dimensionale. Rendilo operativo immediatamente. Vi dirò. Per ora. Non siamo ancora sconfitti. Gerarca, rilevo una presenza Protoss in quella direzione. Quel sentiero non conduce a una cella d'energia. La base è sotto attacco. Sono qui, fra le ombre. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Sono qui. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Intrigante. Sarà come desiderate. Molto bene. Fatto, Gerarca. Ora tutti i portali dimensionali abbandonati sono sotto il nostro controllo. Quasi finito, Gerarca. La lancia di Adun è praticamente operativa. Rimane soltanto una cella. Basta. Raggiunta la fine del ciclo della follia infinita. Cessate di opporvi alla salvezza che porto. Tutti saranno lì. Ogni conflitto avrà fine. Il branco di Zergling si avvicina al Nexus da sud. La base è sotto attacco. La base è sotto attacco.
trasferimento d'energia terminato. La lancia di Adun è pronta a partire. Richiama a bordo tutti i primogeniti liberi dall'influenza di Amon, maestro di fase. Dobbiamo fuggire da questo pianeta se vogliamo sopravvivere. Come desiderate.